E sabato 2 e oggi domenica 3 settembre si celebra nel centro storico di Serrungarina la 22esima edizione della festa della Fiera Angelica. Per l'occasione ci sarà un mercato di prodotti tipici locali, mentre le varie locande del paese saranno aperte per le degustazioni di questo pregiato frutto con le varie specialità. L'evento invece è come sempre organizzato dalla Proloco di Serrungarina con la collaborazione del Comune e dell'Associazione Produttori di Pera Angelica. Le trasformazioni a cui si presta questo delizioso frutto sono i vari liquori con grappe ed acquavite, le marmellate, la frutta sciroppata, gli antipasti e i piatti salati assieme ai vari dolciumi. La produzione della Pera Angelica è unica a livello nazionale ed è grazie alla passione degli agricoltori di questo territorio che si è riusciti a promuovere sempre più questo frutto giallo-rosso, dalle forme accattivanti, succoso e dolce al palato. E nell'edificio dell'ex scuola elementari ci sono delle esposizioni di artisti, di scultori. E anche lei è un artista, Guido? Io lo sono, almeno qualcuno lo dice, ha il coraggio di dirlo. Sì. Utilizzo quasi esclusivamente gli impasti argillosi per dar corpo alle mie sculture. Però all'atere di questa attività c'è un'attività di insegnamento che non mi ha mai abbandonato. E qui ho colto un'occasione per poter dar sfogo a questa attività che ho sempre fatto e che da tempo dedico a quando ne ho l'occasione, non è un'attività continua per fortuna, però nella quale metto la mia esperienza, la mia passione. Come è stata intitolata innanzitutto questa mostra? Questa mostra è stata intitolata Le residenze creative, perché io quando vengo qui, sto qui 4, 3, 4, 5 giorni, dipende, per svolgere un tema che do, e in questo tema vengono fuori più che altro i simboli del luogo. Gli ultimi sono già, questo è già il quinto anno che io vengo qui, gli ultimi due anni sono stati dedicati proprio ai simboli più semplici e che identificano appunto il paese e il territorio, che sono la Pera Angelica, le olive, il vino e la foglia di quercia, perché è pertinente, mi sembra, alla regione. Io non sono di qui, anche se mi sento a casa, perché poi siamo confinanti, sono romagnolo, quindi neanche tanto lontano, vero? Ecco, ma mi parli un po', insomma, qui si parla anche di mano in pasta. La mano in pasta è un'attività parallela a quella che faccio io con l'argilla, fatta da signore molto brave, e in primis questa signora locale, che non è più, a cui è stata dedicata una sessione della mostra fotografica. E niente, le mani sono il punto focale del nostro fare, lo si può vedere da queste ultime foto che sono state fatte, e le similitudini con l'argilla sono forti, perché come forse qualcuno vi ha anticipato, esiste un'affinità legata alla plasticità del materiale, quindi non è corretto dire malleabilità, ma per dare l'idea usiamo pure questo termine. Argilla e pasta, farina mischiata d'acqua, hanno una plasticità alla quale si dà forma, ovvio. Il tipo di lavorazione viene fatto a freddo, mentre il consolidamento viene fatto a caldo. E sono le uniche due materie che hanno questa peculiarità tecnologica. Mentre tutte le altre, o freddo-freddo, o caldo-freddo, come il vetro, il ferro e altre, le uniche che hanno questa peculiarità sono l'argilla e la pasta. Molti metodi di lavorazione, anche a livello industriale, hanno delle similitudini, vi sono macchine intercambiabili nelle due lavorazioni. Niente, era solo per dire che l'affinità è importante, visto che qui il mangiare, il buon mangiare, le buone minestre, eccetera, eccetera, sono di casa. E quindi anche un mani in argilla ci stava ad hoc, anche perché poi siamo nel pieno dell'Appennino, dove dai calanchi del nostro Appennino vengono a valle depositi d'argilla utilizzati dai nostri
predecessori, i nostri avi, e della nostra cultura. In fondo, anche se i tempi stanno cambiando, comunque l'Italia è un paese di terracottai, di ceramisti, a partire dal Piemonte, con città ben precise dove si è stato fatto, a finire la Sicilia. Quindi abbiamo una cultura ceramica molto vasta. Io mi trovo qui proprio per, in virtù di questo, che sembra essere, che sembra stia, come dire, andando un po' nel dimenticatoio, ma non è poi del tutto vero quello che sto dicendo, perché sono qui in quanto fu invitato a Urbino a fare una mostra personale importante nella Casa Museo di Raffaello, e chi mi invitò era il dottor Boiani di Fano, direttore del Museo delle Ceramiche di Faenza. Io sono di Faenza, quello mi disse: ti faccio fare una mostra a Urbino. Ovviamente ero al settimo cielo, perché la casa di Raffaello, chi è che non vuole andarci? Però dice: tu mi vai a Serra Ungarina a fare un corso con i bambini. Io con i bambini, no? Poi i bambini sono cresciuti e quindi adesso siamo arrivati a formulare un progetto che secondo me è unico in Italia, perché con dei ragazzini riuscire a fare quello che abbiamo fatto in pochissimi giorni è del miracoloso. E quindi bisognerebbe poter vedere dalle foto che vedete qui esposte, già si intuisce, ma nella stanza adiacente vedrete quasi il completamento del progetto che è venuto fuori da questo invito che ho avuto. Allora la ringraziamo, andiamo a visitare questa mostra. Grazie, grazie mille. E invece fuori dalle scuole elementari vediamo i bambini che hanno proprio le mani in pasta. Piera, di che progetto si tratta? Perché sono collegati? Sì, sono collegati. Il progetto si chiama Arte nelle mani, che viene sviluppato, come ha già visto prima, nella manipolazione dell'argilla. Così invece noi ci interessiamo della pasta. C'è la signora Tombari, tutti, la signora Tombari, che è l'esperta in questo settore, e quindi indirizziamo le ragazze, le bambine, durante il periodo estivo nell'oratorio parrocchiale che facciamo tutti gli anni, in tre settimane. Queste ragazze lavorano solo 2 ore alla settimana, quindi non hanno molto tempo, però imparano già a fare esse da adesso e si impegnano. Abbiamo ragazzine piccolissime, tutte dai 6 anni ai 10 anni. Comunque si impegnano. No, quest'anno abbiamo fatto gli gnocchi, poi la signora le spiegherà bene tutta la procedura, la ricetta. Comunque appunto questo a noi serve per indirizzare queste bambine a manipolare la pasta, perché anche questa è un'arte. Assolutamente, che... e in questo modo non si possono anche tramandare queste tradizioni assolutamente locali. Che cosa state preparando, Rina? Dunque, abbiamo fatto gli gnocchi con l'acqua bollente senza patate. Okay. E adesso non... Poi il giorno dopo abbiamo fatto i strozzapreti, poi abbiamo fatto le tagliatelle un giorno. E adesso oggi stiamo facendo i ravioli con l'impasto di pera e formaggio. Per rimanere giusto in tema con la festa. Con la festa e un po' di tagliatelle, adesso alla fine. Come sta procedendo? Vedo molto che sono bene, molto brave. Bene, sono bravi, buoni, obbediscono. Oh, queste sono 4, poi ce ne ho avuto altre 12, erano fra tutte, sono tutte brave, imparano, non mi fanno arrabbiare per niente. È una soddisfazione. Molto, molto, ormai 10 anni che lo faccio e devo andare via di vecchiaia ormai. No. Io vi ringrazio e vi lascio al lavoro, arrivederci. Grazie, grazie, grazie. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando. E Mario Battistelli invece è il presidente dell'associazione produttori Per Angelica. Pera, che ha nelle mani, com'è andata quest'annata? Quest'annata è andata molto bene, abbiamo sofferto molto la siccità, quindi gli agricoltori hanno dovuto innaffiare, perché sennò il prodotto non è che veniva di questa conformazione e di questa bellezza. E in compenso, ecco, diciamo che è stata un'annata buona.
anche purtroppo il tempo è quello che è. Certo, ma il prodotto comunque ha mantenuto tutte le sue caratteristiche nonostante la siccità? Anzi, quest'anno è molto più zuccherino, quindi è molto buono. E un invito a tutti i telespettatori di assaggiarla, perché veramente è una bontà, è la pera con le ali. Esatto, e questo ovviamente è il periodo giusto, il periodo di maturazione. Sì, esatto, il periodo va dal 15 agosto fino a metà settembre, perché dopo cadono, perché diciamo vanno in maturazione. E quindi noi a Serungarina facciamo il mese della pera angelica. E quindi chi vuole gustare questo prodotto o si reca nei, diciamo, dei nostri agricoltori, o addirittura ci sono dei ristoranti che fanno anche dei menù con le pere. Ecco, vogliamo parlare anche del logo, perché c'è un logo ufficiale. Sì, noi abbiamo un logo che sono 10 anni, abbiamo fatto il rinnovo proprio adesso, proprio per dissuadere gli acquirenti da acquistare pere che non sono della nostra zona, e quindi di gustare il nostro prodotto, che ha diverse tipologie, molto zuccherino, e in più dobbiamo dire che i nostri agricoltori, per loro è un lavoro, non è una raccolta come, non so, chi ha dei frutteti molto grossi che hanno molti macchinari, quindi sono molto agevolati. La nostra è una raccolta fatta tutta a mano, quindi a doppio valore. Allora, ci rivolgiamo ai consumatori, mi raccomando, controllate sempre il logo ufficiale per appunto prendere quella DOC, quella di Serungarina, e ovviamente avete ancora tempo per venire qua ed acquistarle. E Mario, c'è una banca in particolare che è vicina alla vostra associazione? Sì, è vero, abbiamo la BCC di Fano, che sono parecchi anni già che ci dà un contributo e che diciamo che ci fa vivere. Abbiamo fatto i banchetti, questi che vedete qui dietro, per l'esposizione e la vendita delle pere. Poi inoltre dobbiamo anche ringraziare la Proloco di Serungarina, l'amministrazione, la nuova amministrazione locale dei Colli al Metauro, che hanno contribuito, sì, ci sostiene, esatto, sia economicamente, penso, sia visibilmente, perché sono venuti tutti i vari amministratori a farci visita. Minardi, possiamo dire che c'è un turismo sempre più orientato verso l'enogastronomia, che può essere anche un volano per l'economia locale? Beh, innanzitutto qui a Serungarina la pera angelica è diventata uno dei prodotti che caratterizzano il luogo, che caratterizzano il territorio, che caratterizza questo splendido, meraviglioso borgo. Il turismo ovviamente è sempre di più si caratterizza sui prodotti dell'enogastronomia, è un turismo in crescita progressiva, e abbiamo visto come anche gli ultimi dati ci confermano che i turisti, non solo gli italiani ma anche gli stranieri, quando decidono la località per andare a trascorrere la propria vacanza, guardano con molta attenzione i prodotti di qualità, i prodotti dell'enogastronomia, perché la cucina italiana naturalmente sappiamo che ha una sua particolare tradizione e ogni luogo ha una sua caratteristica. È chiaro che l'enogastronomia rappresenta molto, e per Serungarina è un'opportunità la valorizzazione della pera angelica come uno dei prodotti di qualità del territorio, che è una nicchia di mercato, un periodo se vogliamo anche ristretto, ma se Serungarina, quindi parliamo di Colli del Metauro in questo caso, ma Serungarina come ex comune, investirà anche attraverso il coinvolgimento pieno degli operatori agricoli ad estendere le coltivazioni quindi i frutteti, sono convinto che questo potrà essere uno dei prodotti che si qualificheranno sempre di più e potranno essere uno dei prodotti caratterizzanti non solo Serungarina ma direi l'intero territorio marchigiano, e di conseguenza diventare attrattivi per quel turismo di qualità che cerca questi meravigliosi borghi insieme ai prodotti della tavola. E di fianco ad una scultura di Gasparucci dedicata proprio alla pera angelica, Gioacchino, diamo il via a questa seconda giornata dedicata a una festa che è giunta, come dicevo in apertura, alla 22esima edizione. Ah sì, la festa, siamo giunti alla 22esima edizione, però io stasera non voglio dare molto risalto alla festa, ma voglio parlare di Proloco e territorio, anche perché parlare della pera angelica facciamo parlare i produttori, che sono molto più sono molto più informati di me. Per le mostre ugualmente facciamo parlare il maestro Guido Mariani, e io invece voglio parlare del Proloco, del quello che fa la Proloco per il territorio. Però prima di far questo volevo ringraziare
innanzitutto il Consiglio regionale delle Marche, nella persona di Renato Claudio Minardi, che ci è venuto a trovare stasera, sono stato molto, molto contento. Nell'amministrazione, nella persona del sindaco Stefano Aguzzi e di tutta l'amministrazione. Insomma, il lavoro della Proloco è tanto durante l'anno, ma in particolare anche appunto per questi eventi che danno risalto a dei prodotti caratteristici di Serrungarina. Il lavoro della Proloco è importante, si lavora tutto l'anno per il territorio, per preparare questi eventi che poi culminano con una manifestazione così partecipata. E noi siamo e saremo sempre pronti a fare questo. Insomma, ci sono anche poi tanti volontari della Proloco stessa. Sì, anche i volontari, c'è anche da ringraziare gli sponsor che ci danno le forze per poter anche loro creare questi eventi, e c'è da ringraziare i volontari che dedicano il loro tempo libero alla Proloco e al territorio. E dedicare tempo libero è una passione, ma io direi che è amore per il territorio, anche perché si abbandonano le cose private per poter dedicare al territorio. E quindi bisogna dargliene atto, il ringraziamento per loro è d'obbligo e io sono contento di avere dei collaboratori, che non sto a nominare uno per uno, ma che loro sappiano che io innanzitutto gli voglio bene e poi insomma, c'è un'unione, insomma, da come ne pare sembra che c'è proprio una famiglia si è creata. Sì, si è creata una famiglia e molto coesa. Ritornando al discorso del territorio e parlando nello specifico di Serrungarina, la festa della Pera Angelica è un evento importante, ma è un evento che adesso si ripeterà tra un anno. Il nostro territorio ha bisogno di avere più eventi, ha bisogno di più eventi piccoli, di modo che si possa far conoscere sia nei territori limitrofi che anche per il turismo. E per fare questo c'è bisogno di fare un progetto insieme al Comune, che credo che sia ben pronto a farlo, per poter far rivivere questo paese. Rinascere e quindi farlo rinascere e nutrirlo per far sì che la gente ritorni a Serrungarina e dargli un'offerta, dargli un qualcosa di concreto per cui il turista debba venire qui nel nostro territorio. Grazie Gioacchino, allora noi andiamo a scoprire questa festa della Pera Angelica, ovviamente ci auspichiamo che possa essere realizzato tutto quello che in questo momento desidera. Grazie a voi e buon lavoro. Un paese ci vuole, un paese mi vuole. Silvana, di che progetto si tratta? Insomma, è dedicato ai bambini. Sì, questo Un paese mi vuole è completamente dedicato ai bambini e sono i bambini che dicono un paese vuole me perché ha bisogno di me, è un territorio particolare, un paese bellissimo come quello di Serrungarina ed è estremamente importante che i bambini di questo territorio se ne occupino. E per loro è stata una gioia creare delle cose intorno al proprio territorio, soprattutto a Serrungarina, e hanno inventato questo paesaggio che è un paese mitico e l'hanno creato con delle tecniche particolari ma abbastanza veloci e l'effetto a me pare estremamente significativo. Quanto tempo hanno dedicato a questi progetti? Hanno dedicato qualche ora, direi 6 ore in 6 giorni diversi, poi questi oggetti sono stati colorati prima, cotti presso i vasai del Vergineto, che sono deliziosi ragazzi che ci seguono, e poi c'è stato un secondo intervento di coloritura successiva, uno spray mi pare. Guido, dimmi tu fuori campo che cosa è accaduto. E quindi niente. Quanti anni hanno più o meno? Questi bambini erano sui 7-8 anni, 9 anni anche, quindi sono i bambini delle scuole elementari.
Prima mi parlavano perché diceva che ognuno ha ovviamente un suo significato. Se noi ci spostiamo alla sua sinistra, ad esempio mi faceva vedere questo paesaggio con questi piedi, che cosa rappresenta? Anche questo paesaggio rappresenta il proprio territorio, è un progetto di 2 anni fa e ci sono anche le impronte, è arte contemporanea, un quadro aperto, ci sono le impronte dei bambini, sono dei calchi che sono stati fatti e per tutto il paese è stato posto questi piedini o le scarpe eccetera che arrivavano fin qui, fino alla mostra, e sono piedini che entrano nel proprio territorio ed escono. Meravigliosi, eccoli qua. Silvana, vedo invece sul tavolo della pasta. Della pasta, sì, sono le stesse bambine che seguono l'arte nelle mani, appunto, e le mani in pasta, che fanno anche argilla, che più o meno sono tecniche molto vicine. E quindi hanno qui creato i piatti che hanno fatto prima, magari in qualche ristorante, la crostatina, le tagliatelle, qua c'è l'agnolotto. Un po' di tutto, e la pizza anche, una favolosa pizza se riesce a riprenderla, ecco, e quindi si sono divertite a spaziare in tutto ciò che viene fatto nei nostri laboratori. Sindaco, allora una pera angelica, una grande eccellenza del territorio. Assolutamente sì, un'eccellenza ed una tradizione. Qui a Sorongarino ormai da diversi anni si porta avanti questa festa. Ieri si temeva nel brutto tempo e io ho auspicato che nel pomeriggio di oggi sarebbe tornato il sole, così è stato, quindi non voglio meriti, però diciamo che ci abbiamo indovinato. Ed sarebbe stato un peccato sinceramente se non si fosse potuta svolgere questa festa, perché è molto sentita qui dalla popolazione, da tante persone del territorio, non solo di Sorongarina, ma è sentita molto anche dai produttori qui del luogo, che hanno fatto dei belli allestimenti, un luogo che merita assolutamente di essere visitato. Io credo che quale nuovo sindaco di Coglie al Metauro bisogna assolutamente innalzare quelle che sono le eccellenze di questo territorio, ancora oltre a quanto finora è stato già fatto, perché molto è stato già fatto. Quindi io ho proprio un progetto in mente dal prossimo anno, li voglio chiamare i borghi della qualità, ne ho già parlato in più occasioni, perché a Coglie al Metauro, cioè negli ex comuni di Saltara, Sorongarina e Montemaggiore, ci sono 5 borghi meravigliosi. Uno è questo qui di Sorongarina, Barni, Pozzuolo, Saltara e Montemaggiore, che vanno assolutamente messi in rete, ognuno con le sue specificità, ognuno con le sue eccellenze, e fatti conoscere, proposti anche al turismo, un turismo che ama questi luoghi belli, un turismo che ama l'ambiente, la natura, la tipicità dei prodotti, come oggi di fatto sta avvenendo qui con la pera angelica e con anche tanto di buono che c'è sul territorio, perché ci sono molti espositori non solo di pera angelica. Sindaco, ho avuto l'occasione, visto che insomma è arrivato da poco, di assaggiare questa pera angelica, perché dicevano insomma che l'annata è stata anche un po' difficoltosa. L'annata, sicuramente, parlavo prima con dei produttori, è stata difficoltosa ovviamente per il gran caldo, perché poi c'è qualche attività che hanno possibilità anche di irrigare, alcune no, quindi quelle che non hanno potuto irrigare hanno avuto indubbiamente maggiore difficoltà, ma questo vale per ogni tipo di prodotto, ma tuttavia anche quelle attività che hanno potuto irrigare, quest'anno il gran caldo enorme ha comunque portato qualche danno. Questo non vuol dire che qui la pera angelica quest'anno non ci sia, c'è, ottima e buona. Poi ne fanno anche dei prodotti derivati, compreso la grappa, che vi voglio anche, diciamo così, consigliare. Si fanno molte cose con la pera angelica, non è che si mangia semplicemente il frutto. Quindi, come dire, è un'annata che sicuramente ha subito una serie di problematiche, ma credo che le attività qui sul posto abbiano comunque messo in campo il meglio per poter portare avanti il prodotto nel modo migliore. Davide, alle nostre spalle vediamo il primo punto, la prima tappa dove accogliete tutti i presenti. Sì, diciamo che questo è il primo punto di ristoro salendo dalle scale, quindi qui tutte le persone che vengono si possono fermare per fare l'aperitivo e poi successivamente si può salire e andare nelle altre varie osterie e punti di ristoro che ci sono, diciamo. Un'altra cosa che abbiamo notato è la decorazione di questo centro storico, e se ne è occupata sempre la Proloco. Sì, diciamo che queste sono decorazioni a chilometri zero, nel senso che sono tutte state fatte dai volontari, diciamo, con
con delle piante, diciamo, piante, arbusti del luogo, tutto quindi rigorosamente a chilometri zero. Anche tu ci hai messo le mani, mi dicevano. Sì, ho provato a metterci le mani, dopo il risultato, insomma, spero sia gradevole. Assolutamente, grazie e buon proseguimento. Grazie, buona serata a voi. Roberto, nonostante della proloco, vediamo che già si è formata una bella fila di persone. Che cosa stanno preparando i volontari? Stanno preparando diciamo dei piatti gustosi, e qualcuno anche la pera angelica, come i ravioli alla pera angelica, c'è la polenta con il ragù, ci sono le tagliatelle al ragù, ci sono diverse specialità locali. E questo nello stand qui della Proloco. Poi dopo ci sono anche le locande della Proloco dove si mangia, ci sono i fagioli, c'è la trippa, c'è tutti i prodotti della tradizione locale, ecco, tutti i piatti della tradizione locale. Quanti sono i componenti della Proloco che troviamo qua alla festa? Saremo 50, 60, anche di più componenti, che tutti lavoriamo. Poi dopo ci sono anche dei componenti che, appena finita la festa, che fanno i lavori manuali, ecco. Però bisogna ringraziare tutti i componenti della Proloco per tutto l'impegno, perché questa è volontariato, ecco, locale. Grazie, allora buon lavoro. Ok, arrivederci. Buonasera.